Guarda, quest'anno è un inizio anche un po' insolito, perché c'è proprio da ricostruire una squadra intera. Sono solo due di quelli un pochino più esperti che sono rimasti nella prima squadra. Quindi troveremo anche un po' di difficoltà nell'amalgamare i nuovi giocatori. Devo dirti che però da un primo screening così visto in 10 minuti sono colpito anche dalle qualità tecniche che mi avevano ovviamente detto, e quindi sinceramente sono, questa parte qua mi crea meno ansia. Ovviamente, come ho già detto in altre occasioni, la nostra non è una corsa alla vittoria per forza. Dobbiamo fare un buon campionato perché rappresentiamo nella pallacanestro la città di Arezzo, e a me non va di fare figuracce. Quindi sicuramente, avendo visto anche i roster degli altri, sinceramente sono abbastanza tranquillo, diciamo. Ovviamente presumo che verremo fuori nella seconda parte del campionato, anche se sarebbe meglio partire subito bene, perché è corto il campionato. Quindi cosa dirti? È un po' difficile anche a me, perché il lavoro che abbiamo fatto è molto semplice, nel senso che abbiamo cercato insieme a Alessio Fioravanti di avere almeno due giocatori per ogni ruolo, pronti ad entrare in campo senza tante remore, e in più inserendo quelli che sono il meglio nel nostro settore giovanile, tranne quelli che abbiamo dovuto dare ad altre squadre, e anche loro devono essere pronti. Questo è il loro anno, dobbiamo ricostruire un'ossatura retina per forza, quindi ho già detto a loro che devono dare il massimo, anzi di più, e devono dare proprio fastidio ai titolari. Quindi mi auguro che il messaggio sia stato recepito, noi siamo fiduciosi, diciamo, in un buon lavoro. Ovviamente oggi è il primo giorno, vediamo.